mettere un punto in trasferta non si butta mai via. Poi voi venite a un percorso importante, Triestina, Legnago, oggi anche delle difficoltà che avete gestito con una certa maturità, possiamo dirlo. No, e poi cioè, di solito tutti gli allenatori si lamentano che ci hanno i giocatori fuori che hanno il Covid, l'altro che magari si fa male. Io alla presentazione della partita non ho parlato di Tordini, di Galli, di Zambataro, che sono giocatori che per noi sono non importanti di più. Però stiamo facendo l'iniziativa per tu. Oggi hai esordito Vasic, giocatore importante, di buona qualità, forza fisica, interessante molto. Hanno giocato giocatori che non giocavano da parecchio perché era giusto dare un po' di respiro a quelli che hanno giocato di meno. Però sono molto contento. Intanto abbiamo lasciato una diretta concorrente a 10 punti di distacco. Io guardo quello. Poi dopo è normale che, sai, sei andato in vantaggio. Di solito le mie squadre, quando vanno in vantaggio, riescono a tenere. Abbiamo avuto quei 3, 4, 5 minuti di blackout dove non siamo stati bravi a chiudere quello che ha calciato. Poi ha fatto un gran gol e quindi il merito anche del centrocampista che ha fatto. Vai Marcello. Mister, il pareggio è sicuramente positivo, però appunto quel quarto d'ora alla ripresa ci ha un po' tolto i 3 punti. Sì, quel quarto d'ora ne abbiamo parlato, guarda, a fine partita ne parlavo con Pippo Lora, ne ho parlato con Battistini e Medisala, che sono, gli ho detto che secondo me quel quarto d'ora là l'abbiamo giocato da oratorio, no? Non siamo stati attenti, abbiamo perso un sacco di palloni, non siamo stati concentrati, cose che loro non possono fare. Però è una squadra che in 3 partite ha fatto 7 punti, cioè io metterei la firma se le prossime 3 partite facciamo 7 punti. Quindi è una partita difficile, la squadra ha dimostrato carattere, non ha mollato l'osso, quindi siamo usciti 11 contro 10. Sono molto contento per i ragazzi. Vai Fiorenzo. Ecco, 2 cose hanno impressionato in particolare: il primo tempo di Masini e poi Nepi, che francamente quando è entrato ha tenuto il pallone alto, lontano dalla propria area, ha fatto sportellate. Insomma, un giocatore vero. Giocatore importante. Io avevo pensato di schierarlo dall'inizio, però per rispetto verso Petrovic, che è stato nei momenti di difficoltà, è stato un giocatore che ci ha dato una grande mano. Oggi era giusto partire con la coppia che ci ha fatto vincere la partita martedì, e quindi devo dirti che Petrovic fino alla sostituzione ha fatto molto bene, però Nepi magari è un giocatore più cattivo, c'ha più personalità, tiene meglio palla, sono 2 giocatori diversi. Lui è uno che attacca di più la profondità, invece lui è uno che Petrovic gli piace più fraseggiare, giocare, però 2 attaccanti così io me li tengo perché sono molto forti. Mister, l'unica cosa che ho ragionato sul fatto di aver visto Vasic sicuramente cresciuto nel tempo, Buso è entrato molto bene, forse in questo caso, se poi col senno di poi, siamo tutti bravi, partiamo da questo presupposto, forse Buso in quel momento caldo, avendo già anche conoscenza del resto dei suoi compagni ovviamente rispetto a Vasic che è arrivato da pochi giorni, potrebbe essere un altro tipo di lettura. No, perché ho messo Vasic perché secondo me in quella situazione era un giocatore che ci poteva dare più gambe e più copertura, perché poi sai, abbiamo avuto l'espulsione, quindi in quella situazione, però dopo Buso è entrato, ma in questo momento Buso è un titolare inamovibile. Stavo pensando anche di schierarlo domenica prossima perché sta bene, ti punta sempre, un giocatore che mi piace molto. Quindi era un giocatore che era in naftalina, l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto giocare. Stiamo facendo giocare tutti i giocatori che magari prima non giocavano, perché c'erano giocatori come Volano, Mastroianni, giocatori come tutti importanti, no? Di vecchi. Però invece stiamo andando sui giovani, sono molto contento perché stanno ripagando la mia fiducia. Vai, Marcello. Parere sia sull'espulsione a parte esagerata per un arbitraggio che lasciava correre molto e non ha lasciato correre quel fallo da giallo, e sul rigore su Buso. Guarda, io non parlo degli arbitri perché se dovessi dire, da quando sono qua molte volte le palle mezza e mezza mi danno sempre la squadra avversaria. L'espulsione secondo me è stata esagerata perché in quella situazione lui ha anticipato, però lì è andato anche con la gamba tesa. Mi dispiace molto, infatti Sparandeo si è scusato con tutti i ragazzi, è stato abbracciato da tutti. La cosa che mi piace di più di questo gruppo è che veramente sono tutti fratelli, e questa è una cosa che secondo me ci può portare lontano, perché in un momento così era là battuto, tutti come sono entrati, uno per uno sono andati a consolarlo, quindi grande spirito di gruppo. Nella chiusura sul loro, però anche i 2 centrocampisti hanno fatto fatica. Penso che in 10 secondo me abbiamo fatto molto meglio rispetto in 11 a
inizia il secondo tempo. Però la squadra è una squadra che c'ha personalità, c'ha carattere, anche nelle difficoltà che uno qua ha fatto la partita, poi dopo in 10 in altra squadra magari ci avrebbe lasciato le penne, invece noi sembrava che c'era un mezzo calcio di rigore e abbiamo rischiato anche di passare in vantaggio. Però va bene così, faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati veramente bravi, soprattutto anche quelli che sono entrati. Davide Tagliabue. Sì, mister, io le faccio una domanda invece sul primo tempo, le chiedo se il primo tempo dell'Ecco le è piaciuto, gol a parte, perché comunque a livello offensivo non si è costruito moltissimo, si è passato in vantaggio grazie a un bel tentativo di Ganz. No, non siamo stati bravi a costruire palle gol, però sai, noi giochiamo con grande tranquillità e serenità. E oggi ho lasciato fuori Kraja perché ho fatto giocare Lora, che secondo me ha fatto una buona gara. Abbiamo pagato soprattutto forse il fatto che magari abbiamo attaccato molto meno a sinistra, dove invece a destra abbiamo molta qualità. Però alla fine a me la prestazione è piaciuta, non è stata una grande prestazione, però venire qua a sesto in un campo difficile, con andare in vantaggio, poi magari avere 15 minuti di default dove abbiamo capito poco, però poi alla fine 11 contro 10 abbiamo rischiato quasi niente. Altre domande da Zoom? Sì, se possibile, vai. Volevo chiedere solamente, secondo lei, quanto l'arbitraggio ha influito sulla partita e sul risultato? Ma non so, tu hai visto la partita da fuori, io l'ho visto dal campo, molte decisioni, ha arbitrato un po' all'inglese, però è stato un inglese un po' più verso la propria che verso l'Ecco, no? Però è un arbitro che fischia poco, ha fatto correre parecchi falli, e molti falli che secondo me potevano essere invertiti, lui l'ha data a favore, però sai, le prestazioni... L'espulsione non l'ha vista bene? No, assolutamente, io penso che nell'espulsione un giallo ci stava tutto, ma rosso così, in maniera così forte, dove il giocatore della proprietà ha alzato la gamba, lui è arrivato in ritardo, gli ha preso la... però forse magari un arancione, dai, ma rosso sicuramente no. Il rigore di Buso non l'ha visto? E secondo te? Che io, sì, io ho visto che secondo me... L'ho visto anch'io! ma secondo te era rigore? Dall'immagine, dalla tele si vedeva? Secondo me sì, non so se il collega... Buso è stato spostato, almeno questa è stata la mia... Spostato? Ah, quindi vabbè, se è stato spostato magari... Non era spalla contro spalla, cioè allora proprio allargato il braccio. Io invece ho visto una gamba in mezzo alle gambe di Buso, ecco. Ma io ci vedo poco rispetto a voi. Anche un mancato secondo giallo a Gioldi è bravo. Vabbè, noi ci portiamo a questo oggi. Punto, abbiamo fatto una settimana buona dove abbiamo fatto 7 punti, siamo mi sembra sesti in classifica, e la cosa ci fa molto piacere, la strada è quella giusta, dobbiamo continuare su questa strada. A livello di squadra, come reputi la prestazione di oggi fino al 20° del secondo tempo, fino all'espulsione che poi ha cambiato tutte le carte in tavola? Allora, la reputo una partita di quelle che dobbiamo fare, che saranno tutte partite sporche, difficili, soprattutto quando magari non trovi le prime della classe. E poi sì, l'espulsione che dal campo non mi sembrava poi particolarmente netta, ha un po' cambiato, abbiamo dovuto un po' rivedere qualche... non assetto tattico, però paradossalmente abbiamo fatto del buon calcio anche un uomo in meno, quindi direi che è un punto prezioso, perché comunque c'è da rimanere con i piedi per terra, non è che perché venivamo da due partite vinte siamo diventati l'Ecco che deve vincere il campionato, siamo l'Ecco che deve portare a casa la pelle, quindi è un punto secondo me prezioso. Vai Federico. E ciao Filippo, al di là degli episodi che oggi sicuramente non vi sorridono, dopo l'espulsione probabilmente vi siete un po' ricompattati, cos'è stato, un calo della propria dopo un primo quarto d'ora di fuoco del secondo tempo, oppure avete acquisito voi maggior consapevolezza?
Allora, secondo me dopo i primi 10 minuti del secondo tempo ci siamo già rincompattati a quel punto e siamo partiti, probabilmente noi abbiamo perso quelle che sono state magari le nostre certezze del primo tempo delle scorse partite e poi sono partiti forti anche gli altri perché c'erano anche gli avversari in campo, quindi sono partiti forti loro, noi probabilmente ci siamo fatti prendere leggermente in apprensione i primi 10 minuti, però dal 10° minuto in poi secondo me ci siamo sistemati e abbiamo ritrovato quelle che sono le nostre giocate, le nostre certezze, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Altre domande? Davide, l'ultima. Sì, è un buon momento per te. Non era sicuro che tu rimanessi l'eco, invece nelle ultime partite mi sembra che ti stia facendo valere lì in mezzo al campo, anzi che tu sia una pedina molto preziosa per questa squadra. Beh, sì, dovevo andar via, poi le cose si sono sviluppate in un'altra maniera, quindi penso che da parte mia però ci sia stato sempre un'etica comportamentale, un professionismo che è stato importante, quindi io ho fatto quello che dovevo fare e quindi l'obiettivo che dovevo che ho avuto io tutti i giorni era quello di migliorarmi a prescindere da quella che fosse la piazza in cui avrei dovuto giocare, a prescindere dal mio ruolo, a prescindere dal fatto che magari inizialmente dovevo essere in uscita, poi non c'era posto, poi dovevo rimanere perché una svariata di motivi, poi non ho più dovuto muovermi. A me quelle cose lì mi sono sempre scivolate addosso, ho sempre fatto quello che dovevo fare per migliorarmi ogni giorno e poi magari non è solo oggi, ma sono sicuro che quello sia, che quella sia la strada per raccogliere quello che ci si pone come obiettivo. Allora, una partita sicuramente per certi versi a due volti, una Pro Patria che all'inizio del secondo tempo è stata sicuramente più pericolosa, 10-15 minuti di fuoco, poi l'espulsione e in quel momento vi siete un po' ricompattati, quindi dal punto di vista psicologico forse vi siete risollevati dopo un avvio di secondo tempo un po' complesso. Sì, siamo rientrati in campo, loro sono partiti molto forte, noi ci siamo forse abbassati un pochino troppo verso la nostra porta, hanno trovato un gol dove potevamo fare meglio, però è stato molto bravo anche Ferri, ha fatto un gran gol, però siamo stati bravi che anche dopo l'espulsione di Spara abbiamo cercato di limitare il più possibile le loro incursioni. Via. Vai Davide. Difensivamente sembra che l'Eco abbia trovato una quadra abbastanza valida, ti chiedo se sei d'accordo, come l'avete affrontato oggi e se hai visto, come hai visto l'espulsione di Sparandeo. Ma assolutamente sì, cioè la fase difensiva da quando è arrivato il mister abbiamo cambiato un pochino atteggiamento tutti, dalle punte a arrivare fino ai difensori, quindi abbiamo trovato una buona compattezza di squadra e l'espulsione secondo me è stata un pochino eccessiva, ha fatto un movimento un po' scoordinato, però secondo me poteva dargli un cartellino giallo e finiva lì. Se avete un'altra domanda. Grazie. Prego. Sì, ho io una curiosità. Alla fine del primo tempo questo Lecco era praticamente quinto in classifica, sembra quasi strano dopo tutti questi mesi travagliati. A questo punto, arrivati a questo punto, che cosa può fare il Lecco da qui alla fine della stagione? E ragionate ancora in ottica salvezza o dopo questi ultimi risultati positivi si pensa un po' più in grande? Ma noi siamo una squadra veramente umile e quindi il nostro primo obiettivo è quello di raggiungere i punti per la salvezza. Poi una volta raggiunti, ovviamente se più in alto si può arrivare meglio è, come soddisfazione personale, di squadra, per i nostri tifosi e per la società. Va bene, se non ci sono altre domande a posto, grazie. Okay. A posto, grazie mille. Grazie.